I recenti fatti di cronaca in materia di incidenti stradali hanno evidenziato ulteriormente il problema della sicurezza sulle strade. Dato elevato di vittime che nell'ultimo periodo è emerso dai pericoli stradali dei tratti urbani delle grandi arterie della città, dove spesso il traffico motorizzato scorre ad alta velocità e dove le strutture non sono del tutto adatte a tutelare la mobilità dei pedoni e velocipedi. La segnaletica che limita la velocità degli autoveicoli a 50 km all'ora, come lungo la Flaminia, non è quasi mai rispettato e specialmente nelle ore notturne il traffico scorre ad alte velocità. Più volte è stata richiesta dai residenti della strada la sistemazione di dissuasori con lo scopo di rallentare la corsa dei veicoli, ma la richiesta al momento non è stata accolta, verificandosi nei giorni scorsi un altro incidente. Nella giornata di ieri l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui il prefetto La Polla ha incentivato di prendere azioni concrete per aumentare la sicurezza stradale in considerazione di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa sulla Flaminia. Noi come amministrazione abbiamo intenzione di individuare le aree di criticità delle assi, non solo della Flaminia quindi, ma anche la strada nazionale Adriatica Sud e anche l'Adriatica Nord, individuare queste aree per poter iniziare un progetto, quindi una progettualità e anche un tavolo di lavoro con ANAS e con la provincia, appunto per individuare le zone pericolose e prendere dei provvedimenti. La zona di Metauriglia o anche Viale Primo Maggio o la zona di Rusciano di Cucurano, appunto. Intanto è importante avere le idee chiare su che cosa fare e dove intervenire. Il provvedimento che vorremmo prendere è appunto quello della progettualità.